Peppe Pugliese, sindaco di Monte di Procida, anche lei qui presente oggi a questo bellissimo evento culturale del Symposium Campanum. Sì, è un piacere essere qui. Io prima facevo notare una cosa. Al culmine di un quinquennio amministrativo, diciamo, questo è un incontro in prospettiva ovviamente della mia ricandidatura e delle prossime elezioni, però questo potrebbe essere l'ultimo incontro con il Symposium. E mi ha ricordato tutto quanto abbiamo fatto in questi 4 anni e mezzo. È momenti importanti, di grande confronto, di grandi aperture istituzionali, sempre in sinergia con i comuni di Flegrei. Oggi è presente il sindaco di Bacoli, la dottoressa Moccia di Fraia per il comune di Pozzuoli. C'è stata una grande apertura istituzionale nei confronti di questo, del symposium, che è un momento di rilievo culturale elevatissimo. Cioè, è uno dei momenti più importanti, secondo me. Si ospitano professori dalle più prestigiose università del mondo e discutono di Virgilio. In questo caso parlano delle epigrafi, parlano quindi della nostra archeologia. È un momento veramente di grandissimo rilievo culturale. Quindi noi siamo presenti e voglio sottolineare, durante una delle mie visite negli Stati Uniti, ho anche fatto visita a Jim O'Hara, che sarebbe il past president, e a testimoniare la vicinanza di Monte di Procida. Un saluto istituzionale importante, ci siamo visti a Grisboro e ci siamo emozionati perché anche lì abbiamo ricordato un percorso importante fatto insieme con Antimina Sgariglia, con tutto lo staff della Virgilian. Oggi qui, altro motivo di orgoglio per Monte di Procida, è che è presente una mostra, è presente una serie di stampe antiche raccolte da un giovane montese, Gennaro Schiano di Cola, che ha fatto prodotto un lavoro, un montese che lavora al British Museum, quindi un altro orgoglio di Monte di Procida. Oggi queste stampe sono qui e abbiamo prodotto anche un catalogo che abbiamo distribuito ai vari professori, quindi altro motivo di orgoglio. E io penso che questo è un lavoro che vada portato avanti, vada continuato sulla filiera della cultura, della riscoperta delle nostre origini. E a proposito di epigrafi, nel mio discorso ho citato un'iscrizione funebre che parla della sepoltura di un fratello di Apicio. Apicio era il più grande cuoco dell'antichità, quindi questa, se si continuano le ricerche su questo filone storico, potremmo anche capire la nostra grande vocazione per la cultura, per la cucina, perché se il più grande cuoco dell'antichità è vissuto qui tra Bacoli e Monte di Procida, sì, oggi ci potremmo spiegare tante cose, sarebbe bellissimo. Quindi vedete, la ricerca che ci riporta alle nostre origini e alla nostra identità. Quindi proprio in chiusura un saluto al simposium, ma con l'augurio di ritornarci nel 2020. Sì, un saluto al symposium. Sicuramente nel nostro programma elettorale non mancheranno idee di valorizzare ancora, per valorizzare ancora più di questo rapporto. Nel nostro programma elettorale, lo anticipo perché è già chiaro, non sarà un libro dei sogni, abbiamo quello di creare un vero e proprio protocollo d'intesa con il simposio, quindi mettere su carta tutte queste attività che abbiamo fatto insieme. E permettetemi, aggiungo una chicca. Qualche anno fa si alzò una delle professoresse sedute al tavolo del symposium, quando nominai Monte di Procida e la nostra comunità all'estero, disse: due delle mie migliori studentesse venivano da Monte di Procida, e io mi emozionai.